Molinari Gianluigi, anni 46, vado nei 47, vengo dalla provincia di Piacenza e dal comune di Bernasca e sono all'interno del gruppo di maggioranza del Partito Democratico della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno consigliere. Buongiorno consigliere, di ritorno da New York. Sì, buongiorno Francesca, iniziamoci dando il tu. Ci sbagliamo. Va sì, bene. Sono tornato ieri pomeriggio. Per tua attività da presidente della consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo. Sì, sono stati di fatto 3 giorni netti al di là del viaggio in cui abbiamo incontrato quasi 500 emigrati degli Emiliano Romagnoli a New York. È un mondo molto anche stimolante. Vista delle storie, quindi del passato, del presente, ma anche del futuro per quanto riguarda la presenza dei nostri Emiliano Romagnoli in tutto il mondo. Tu sei di Bernasca? Sì. Sei stato anche sindaco? Sono stato sindaco per 10 anni, devo dire che ho iniziato anche prima, perché ho iniziato quando avevo, adesso non mi ricordo bene, 21-22 anni. Arrivavo dal 2 miei consiglieri comunali arrivavo dal mondo dell'associazionismo ed ero entrato come consigliere in comune, poi dopo 5 anni ho fatto il vice sindaco e poi per 10 anni ho fatto il sindaco. Quindi insomma 10 anni sindaco di Bernasca e poi l'esperienza da consigliere. È stato traumatico questo passaggio? È un ruolo diverso quello del consigliere, è un ruolo un po' più riflessivo, un po' più da lavoro politico, da tessitura rispetto magari al lavoro dell'amministratore o comunque al ruolo di governo in cui magari teoricamente, almeno come stereotipo, ci vuole un piglio un po' più energico. Parliamo di un episodio recente che ti è accaduto, che ti ha coinvolto. L'estate scorsa, credo sia stato, hai disarmato un rapinatore. No, fa parte delle tante stupidaggini che magari io senza pensare faccio. Però è stato un episodio forte comunque, quando lo racconto prendo degli insulti da mia moglie. Almeno mio figlio lo ascolta sognante. Quanti anni ha tuo figlio? 10 va negli 11. Hai anche una figlia? E ho anche una figlia, anche lei mi dà dei nomi su questa cosa. Perché è più grande? Perché è più grande, quindi già riflette un po' di più. Più saggia, dici. Vabbè, è stato un gesto impulsivo però. Sì, è stato un gesto impulsivo, sai, lì noi stavamo allestendo la campagna elettorale di Piacenza, in un locale proprio 10 metri dalla gioielleria, due anziane si sono rifugiate da noi e hanno detto è in corso una rapina. Quindi distinto anche con la mia collega Kate Trasconi, ha detto andiamo a vedere cosa è successo. Io sono entrato, intanto che ho visto la porta della gioielleria aperta, volevo almeno accertarmi che non ci fossero feriti qui, stavo per entrare, sono usciti 2 malviventi, uno mi ha puntato la pistola, poi si è messo a correre. Dietro di lui il gioielliere, quindi anch'io mi sono infilato, perché dopo 30 metri hanno girato sulla sinistra e lì avevano lo scooter con cui stavano cercando di sfuggire. E io ho cercato di prendere la pistola, il gioielliere tirava dall'altra parte, loro sono caduti, sono ripartiti, quindi sono corsi con l'arma in pugno verso il carabiniere che ha sparato a loro a 10 metri di distanza da noi.
carabiniere è stato bravissimo, queste cose le devono fare, sì, quelli che le sanno fare. È andata bene, sarebbe bello poi vivere in un mondo in cui queste cose non esistono. Beh. Ma chissà adesso con i cambiamenti politici che sono in corso, che magari le promesse di zero crimini magari si attuano. Questa è una vena polemica. Senti, ma ho scoperto che sei giornalista pubblicista. Sì, ho lavorato con il quotidiano Libertà, facevo il corrispondente dalla Val d'Arda, quindi anche da Vernasca. Cronaca, quindi? Sì, cronaca. Mi è sempre piaciuto scrivere, era stato un momento, volevo fare anche il corrispondente di guerra. Però poi sono quei sogni che poi uno magari... Poi ti sei dato la politica. Ma per caso, è stato tutto... Però quando hai 20 anni magari, forse magari era anche l'ambiente, poi ho fatto scienze politiche, quindi ti portava un po' a svolazzare con la testa, magari anche ingegneria, sono più impegnato sul libro. Magari la so un po'. Infatti hai scritto un libro. Ah, sì. Ho scritto un libro. Sì, è una delle tante stupidaggini che ho fatto, anche questa, però... Ma perché? Su un viaggio ho letto. Su un viaggio, sì, il libro parla del... cioè, nasce alla fine della realtà in cui siamo, quindi un gruppo di amici, la noia, l'idealità, la banalità, e poi all'improvviso con l'idea di uno di questi aveva più l'idea di cambiare il mondo, li ha ingannati in un semplice viaggio in un villaggio turistico e poi li ha portati invece in un viaggio all'avventura, però non posso anticipare. Mentre invece adesso sono a metà, ma sono incagliato da ormai da qualche anno, perché poi questo è il periodo, io ho 46 anni, quindi da una decina d'anni non ho molti momenti vuoti, cioè quando ti fermi a riflettere ti addormenti. Mi devo preoccupare perché questo desiderio di fuga che non lo so, forse da noi montani magari che abbiamo la voglia di vivere nuove avventure, nuove esperienze. Però hai la moto, quindi? Sì, ho fatto molti viaggi in moto. Dove? Mete? Beh, verso l'est sono andato in Turchia, e poi abbiamo fatto un giro dei Balcani. Se riesco a formare mio figlio, magari si trova più mio figlio. Hai 12 anni? Ho 12 anni, però ha già la moto, sì? È appassionato, quasi più di me, perché io con la moto addosso sono un catenaccio. Però mi piace più che altro anche lì per stare un po'... Insomma, quando sei sulla moto da cross, forse anche più dell'alta, magari, cioè, pensi a non cadere più che magari a pensare alla riunione del giorno dopo. Posti a cui sei più legato? Vernasca, devo dire anche Morfasso, perché mia madre è originaria di Morfasso, da un paesino lì vicino, ho fatto sempre da bambino, con molti amici, molte conoscenze, quindi comunque è una Val d'Arda. Ho anche vissuto per un certo periodo a Piacenza, però insomma la mia origine è quella. Organizzi anche delle iniziative nelle tue zone? Sì, ho un gruppo di persone, molte persone soprattutto dell'associazione, anche amici. Abbiamo lanciato questa iniziativa vernaschina, che era questo festival degli artisti a strada, iniziato un po' alla cieca, perché dai, il mondo non viene a Vernasca, portiamo il mondo a Vernasca, quindi è diventato quell'evento che non può mancare a Vernasca. La montagna è sempre stata uno dei tuoi temi, insomma. L'essere viaggiatore, almeno mentale, è la caratteristica che più mi piace, perché è curiosità. Montanaro sempre così è stato, la rappresentazione del montanaro chiuso, di scontroso, ci può stare, però non dimentichiamo che dalle nostre montagne
sono partiti centinaia di migliaia di persone che sono andate all'estero, e all'estero oggi quei poveri, brutti e sporchi montanari sono amministratori delegati di grandissime società. Se potessi tornare indietro quando eri, volevi fare il corrispondente oppure scegliere la politica, che cosa, cioè, lo rifaresti? Sceglieresti di nuovo la politica? Oppure. Allora, io dico questo, insieme al corrispondente di guerra, lo stesso periodo in cui pensavo anche di fare ufficiale dell'esercito, dei carabinieri, e sono cose che sulla carta, davvero anche adesso se avessi la possibilità di fare qualche anno un'attività del genere lo farei, però essendo molto contento di ciò che ho oggi dico che forse è andata bene così. Poi dal punto di vista proprio dell'esperienza personale, io mantengo questa, così, questo orientamento un po' all'avventura, che forse deriva da sentirsi inadatto, adesso non so, mi fa, mi psicanalizzo. Ecco, in quello devo dire che poi forse ho fatto la scelta che era più legata magari anche alla mia indole, però ogni tanto ci penso, poi credo che parlando di politica, se la politica la si fa sapendo che non è l'ultima spiaggia, penso che la si possa fare anche bene. Tutte le cose che ho smesso di fare a me in un modo o nell'altro sono mancate, però mancano giusto il tempo in cui inizio a fare qualcos'altro. Mi avevano detto che era un po' pericoloso salire in macchina con Molinari. I protagonisti però vivono sempre. Oh, Tarello! Non hanno parlato male di me, ma siete arrivate sane e salve.